qual è la natura di esseri umani? Quello che ci caratterizza, che ci distingue dagli oggetti e dagli altri animali? Cos'è che veramente è proprio di noi esseri umani e che vogliamo mantenere, perché è importante mantenerlo? È forse la nostra forza fisica, oppure la nostra capacità di prenderci cura dei nostri cari, oppure la capacità di, durante le varie generazioni, di modificare il nostro DNA tramite il meccanismo dell'evoluzione. Queste sono cose vere sugli esseri umani, ma non sono proprio quello che ci caratterizza. Quello che ci caratterizza e ci distingue è soprattutto la capacità di pensare, di riflettere su quello che è successo, di immaginare quello che succederà e anche di modificare i nostri comportamenti sulla base di questi ragionamenti. Come diceva anche Descartes, già nel 1637, cogito ergo sum, cioè noi pensiamo e quindi siamo. Questo non vuol dire che per ogni piccola decisione della nostra vita dobbiamo ragionare, riflettere, pesare tutti i pro e i contro prima di poter prendere la decisione. Ci sono tante volte in cui facciamo le cose anche ad intuito, molto così, velocemente. E infatti questa è un'altra nostra caratteristica distintiva, che noi abbiamo la capacità di calibrare bene quello che si chiama il pensiero lento e il pensiero veloce. Ideato anche da una teoria cognitiva del premio Nobel Daniel Kahneman. Il pensiero veloce è quello intuitivo, automatico, inconscio, che lo usiamo il 90% delle volte, su tutte le decisioni di cose su cui siamo molto familiari, quindi quando guidiamo, quando abbiamo imparato ad andare in bicicletta e poi ci andiamo senza neanche pensare ai movimenti che facciamo, quando leggiamo, quando parliamo la nostra lingua. Quindi tutte le cose che ci rimangono facili da fare senza neanche pensarci. Però il pensiero lento è quello che invece ci permette di riflettere, di fermarci, di astrarre e anche di creare e di innovare su quello che c'è in questo momento. Il pensiero lento ha anche un'altra caratteristica importante, è quella di permetterci di verbalizzare il motivo perché noi prendiamo certe decisioni. Se usiamo il pensiero veloce, queste decisioni vengono fatte così velocemente e inconsciamente che noi non riusciamo neanche a dire perché le abbiamo fatte o anche a dire i passi che abbiamo fatto per raggiungere una certa decisione. Invece il pensiero lento ci permette di farlo e questa ha una grandissima valenza sociale, perché se noi riusciamo a verbalizzare quel motivo per cui facciamo una decisione, allora possiamo comunicarlo agli altri e quindi ci apriamo alla comunicazione, agli altri che possono avere idee e prendere decisioni diverse dalle nostre e quindi possiamo confrontarci e possibilmente anche cambiare le nostre idee per arrivare a delle soluzioni condivise. Questo dal punto di vista sociale è molto importante. Il pensiero lento è meno presente negli animali, anche se in alcune specie di animali è presente, ma in noi è molto molto più sviluppato, quindi è una cosa che proprio ci contraddistingue. Per poter anche lavorare non solo come individui, ma funzionare bene come società e raggiungere e identificare obiettivi comuni. Adesso, noi viviamo in una società altamente tecnologica, dove l'intelligenza artificiale è praticamente presente in tutte le attività che noi facciamo. Allora la domanda che mi pongo è: questa permeazione della tecnologia in tutte le nostre attività aiuta a mantenere questa nostra vera essenza di esseri umani oppure tende un pochino a sopirla e a dimenticarla? E se è così, chi è responsabile e cosa si può fare invece per evitare che questo succeda? Allora intanto cerchiamo di capire cos'è l'intelligenza artificiale, o meglio, prima cerchiamo di capire cosa non è. E l'intelligenza artificiale, capisco che è un nome un po' così esoterico e anche un po' preoccupante spesso, e subito ci riporta ai film di fantascienza. Ma l'intelligenza artificiale non è quella dei film di fantascienza, non è il robot Terminator che vuole annientare l'intera umanità, non è il bambino del film AI che vuole avere dei sentimenti, non è neanche il computer HAL 9000 che sulla navicella spaziale decide di non far rientrare l'astronauta per motivi suoi. Quindi non è una fantascienza, ma è nella vita di tutti i giorni, è nella vita che noi viviamo adesso e supporta
quasi tutte le attività che noi facciamo online e non. Quindi l'intelligenza artificiale è presente in tutte le aziende per ottimizzare e rendere più efficienti le operazioni, nei magazzini per ottimizzare la gestione delle merci, nelle nostre case con Alexa o altri assistenti digitali che capiscono, interpretano, riescono a interpretare bene i nostri comandi vocali. È presente anche per ottimizzare le soluzioni nell'agricoltura, soprattutto quando le risorse sono scarse, oppure per combattere anche i problemi relativi al clima. In tutte le app che noi usiamo quando andiamo sui social, l'intelligenza artificiale è la base degli algoritmi che ci suggeriscono nuovi amici, oppure a chi fare il like, oppure a chi seguire, oppure l'ordine proprio in cui vengono mostrate le cose quando scrolliamo i contenuti sui social. Quindi è presente dappertutto nella nostra vita. Anche le macchine autonome non ci sono ancora, ma ci sono tante cose che vengono da quel tipo di ricerca. Ora, non solo l'intelligenza artificiale in tutte queste applicazioni è a successo perché è in grado di interpretare bene tutte le cose che la circondano, quindi è in grado di interpretare bene i nostri comandi vocali, quello che scriviamo, le immagini, e questo le permette quindi da tutti questi dati di poter tirare fuori delle predizioni, per esempio di vendite o di domande nel futuro o qualunque cosa serve per cui usiamo l'intelligenza artificiale. Quindi la capacità di interpretare bene i dati che li circondano, i contenuti di questi dati. Ma ultimamente l'intelligenza artificiale sta anche diventando in grado di creare dei contenuti propri, di creare nuova musica, di creare nuove immagini e di creare nuovi testi. E questo è una area di ricerca molto nuova, che è solo negli ultimi mesi o nell'ultimo anno, ma che già è molto vicina ad essere possibile utilizzarlo in pratica. Questa è un'immagine relativa a una canzone che è stata creata da un programma di intelligenza artificiale qualche anno fa, nel 2016, in un centro di ricerca della Sony, e che si intitola Dead This Car, e che è scritta e se voi la sentite, è disponibile in tutte le piattaforme di musica, è scritta nel stile dei Beatles. Se voi l'ascoltate, e non, supponiamo che non sappiate che i Beatles non creino più canzoni, vi sembra proprio una canzone dei Beatles. Quindi la macchina è capace, con un po' d'aiuto delle persone, di creare dei contenuti di alta qualità e molto credibili. Questo è un altro esempio. Qualche settimana fa questo dipinto ha vinto un premio a una fiera artistica, la Colorado State Fair, e questa immagine è stata creata da un artista, ma con il supporto di un programma di intelligenza artificiale che è stato in grado di creare immagini. Tutte le immagini che vedete, che avete visto già e che vedrete nella mia presentazione, sono state create da un algoritmo di intelligenza artificiale. Questa è la prima che avete visto. Questi sono quello che ho usato, è un algoritmo che si chiama DALL-E, è stato fatto da un'azienda che si chiama OpenAI, e questo è un programma che prende in input una descrizione testuale di una scena e in output dà un'immagine che rappresenta quella scena. In questo caso, per esempio, io ho scritto nell'input di questo programma questa frase che vedete qui, l'ho scritta in inglese perché l'inglese lo interpreta meglio di altre lingue. Quindi ho chiesto di avere un'immagine di una persona che genera nuove idee e immagina. E la macchina ha creato questa immagine qua. Vi faccio un altro esempio, quella dei pannelli solari che avete visto prima. Qui ho scritto quella frase. Volevo dei pannelli solari in un deserto con un background grigio e sullo stile di arte digitale. E la macchina ha creato questa immagine. In realtà la macchina ne ha create più di una, 4 ogni volta che scrivo un testo, e poi io ne ho scelta una. Vi faccio l'ultimo esempio. Questa è ho scritto che volevo una persona che pensa nello stile dello scultore Rodin, con un background nero e nello stile dell'arte digitale. Cosa ne pensate di queste immagini?
non sono fantastiche? Guardate questa, per esempio. Potrebbe essere stata generata benissimo da un bravissimo graphic designer, no? Eppure l'ha creata una macchina. E io non ho fatto niente, non sono intervenuta in nessun modo. Ho preso quello che la macchina mi dava, anche perché non ho le capacità di modificare macchine, di modificare l'immagine in qualche modo, e quindi le ho presa e le ho messe lì. Okay? Allora, questa capacità, ritorniamo qui, questa capacità è data da delle tecniche che sono anche molto complicate, ma è molto semplice da descrivere. Come fanno queste macchine ad avere queste capacità? O anche molte altre, ma facciamo questo esempio qui di una macchina che sa creare queste immagini. Allora, viene creata un grande programma che si chiama una rete neurale, perché vagamente ricorda la rete dei nostri neuroni nel nostro cervello, e queste reti neurali sono enormi, hanno tantissimi parametri, e questi valori di questi parametri, che sono vari miliardi di parametri, determinano il comportamento di questa rete neurale, cioè che cosa dà in output a partire dall'input. In questo caso, questa rete neurale prende in input questa descrizione testuale, per esempio questa frase, e in output deve generare una immagine che corrisponde a quella frase che ho scritto in input. All'inizio i parametri di questa rete neurale sono a caso, perché non sappiamo bene come settare questi valori, e quindi la macchina gli do un input e genera un'immagine che quasi sicuramente non c'entra niente con l'input. Allora come facciamo? Noi gli diamo tantissimi esempi alla macchina e alleniamo, si dice, facciamo il training di questa rete neurale in modo che lei col tempo, un esempio dopo l'altro, e ne diamo in questo caso di questo programma centinaia di milioni di esempi, la macchina a guardare gli esempi uno dopo l'altro arriverà a poter comportarsi bene, a generare il suo output. E questi esempi sono descrizione testuale e immagine corrispondente. Diamo la descrizione testuale alla rete neurale, lei ci dà un'immagine in uscita, guardiamo quanto è diversa da quella dell'esempio. Se è troppo diversa, la macchina cambia i suoi parametri in modo da fare da avere una diversità minore di quello che lei produce rispetto a quello che dovrebbe produrre. Quindi, dopo centinaia di milioni, la macchina, di questi esempi, la macchina è in grado di generare immagini di questo tipo. Allora, da dove vengono tutti questi esempi? Li generiamo noi. Gli esempi sono proprio presi dalla rete e sono tutti i dati che noi normalmente, tutti i giorni, tutti i minuti, carichiamo sulla rete. Sono video, sono immagini, sono testo. Si pensa che nel 2025 si arriverà a generare ogni anno questo numero, 180 zettabyte, di dati caricati in rete, che è un numero enorme. Quindi tutti noi contribuiamo ad allenare l'intelligenza artificiale con i dati che mettiamo in rete. Adesso, questa capacità delle macchine di fare tutte queste cose chiaramente ci rendono la vita molto più semplice, sia quando sui social ci suggeriscono cosa fare, oppure su sistemi di e-commerce ci dicono cosa comprare come prossimo libro, prossimo oggetto, oppure in tante altre cose, oppure come nel mio caso mi hanno reso la vita semplice perché ho preso quelle immagini e le ho messe nella presentazione. Quindi quando siamo così subissati da stimoli, da dati, che non sappiamo bene cosa fare, una cosa, in questo caso delle macchine, che ci semplificano la vita, chiaramente sono benvenute. Però bisogna anche capire che impatto può avere questo approccio così passivo e un po' pigro verso la tecnologia. È questo quello che aiuta a esaltare le nostre caratteristiche come essere umane, oppure dobbiamo invece riflettere meglio? Io ho usato tutte queste immagini senza chiaramente consultare nessun graphic designer, senza pagare nessun graphic designer, e quindi se tutti facessero come me, che fine farebbe il lavoro dei graphic designer? E non solo che fine farebbe il loro lavoro, ma soprattutto che fine farebbe il processo creativo che loro contribuiscono alla società? Se la società diventerà di persone che non seguono più nessun tipo di processo creativo innovativo, ma noi vogliamo veramente una società che vada verso quella situazione? Quindi bisogna molto
avere un approccio in cui invece l'intelligenza artificiale ha come ruolo quello di espandere, esaltare i nostri talenti, la nostra creatività, la nostra capacità di prendere decisioni. Ci può aiutare sia quando prendiamo decisioni importanti come in campo medico, in campo finanziario, quando decidiamo chi assumere, eccetera, ma ci può anche aiutare a nelle nostre attività creative, chiaramente, quindi per esempio possiamo usarle per supportare il processo creativo del graphic designer invece che rimpiazzarlo. E poi noi non siamo così perfetti nel prendere decisioni. Sì, abbiamo talenti, creatività, eccetera, ma abbiamo anche tante pecche quando prendiamo le decisioni. Ci sono più di 100 bias cognitivi inconsci che noi abbiamo quando prendiamo le decisioni, neanche ce ne accorgiamo. E quindi anche lì le macchine ci possono aiutare, cioè possono aiutarci a riconoscere questi bias inconsci, che creano poi discriminazioni nelle decisioni che poi possiamo prendere tra uomini, donne, tra vari gruppi marginalizzati e altri. Quindi le macchine possono anche allertarci quando vedono che noi prendiamo, come il sistema di supporto alla guida, che quando ci vede che ci allontaniamo dalla corsia ci dà un segnale acustico quando noi ci discostiamo dalla corsia. Anche qui, molto più in generale, le macchine possono capire quando noi seguiamo i nostri principi, come il principio di equità e di non discriminazione, o quando invece prendiamo delle decisioni che ci discostano, e allertarci per poter portarci in linea. La ricerca in AI è molto focalizzata sia sul dare alle macchine sempre più capacità di fare cose che prima non sanno fare, e sia sull'aiutare le macchine a capire quali sono i valori importanti per noi e aiutarci a seguirli. I ricercatori fanno molto la loro parte tutti i giorni, sono centinaia di migliaia in tutto il mondo, e anche le aziende fanno la loro parte nell'usare e dare ai loro clienti l'intelligenza artificiale che supporti i talenti degli uomini e delle donne, chiaramente, e non li sostituisca. Ma anche i governi devono fare la loro parte, e anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Noi come individui, quando usiamo l'intelligenza artificiale, cerchiamo di usare un pochino di più la riflessione. Quando il telefonino, nel mio caso qui, mi dice che ho passato 3 ore e 52 minuti online a fare varie cose, mi devo fermare a riflettere. È questo veramente il modo migliore che avevo di spendere quel tempo? Noi dentro questo dispositivo c'è tutta la conoscenza del mondo. La possiamo usare in tantissimi modi, in modo passivo, ma la cosa più bella è usarla in modo invece non passivo, ma attivo, per migliorare noi stessi, per capire meglio chi siamo, per lavorare meglio e funzionare meglio con le altre persone nella società. Quindi in futuro vi chiedo, e chiedo anche a me stessa, riflettiamo meglio ogni volta che interagiamo con la tecnologia. Adesso che ripartiamo dopo gli anni terribili della pandemia, ripartiamo con uno spirito nuovo, un'attitudine diversa che ci permetta di avere ben chiaro qual è la nostra natura come esseri umani e qual è il ruolo che vogliamo che la tecnologia abbia nella nostra vita di individuo, ma anche nella nostra società, ricordandoci però che il progresso tecnologico deve essere a supporto del progresso dell'umanità e non il contrario. Quindi per questo dobbiamo un minimo sforzarci e usare il nostro pensiero lento, invece che solo quello veloce, per fare in modo che questo sia quello che succede in futuro, cioè che l'intelligenza artificiale aiuti la nostra di intelligenza, che sia creatività, che siano decisioni, qualunque cosa vogliamo fare, a creare un futuro che noi, insieme agli altri, decideremo con il supporto della tecnologia. Grazie.